Buongiorno, oggi siamo nel tratto Stoccardo a Monaco. Questo è un tratto che 25 anni fa pure era così, molto stretto fra montagne. Pensavo che i tedeschi l'avessero sistemata, invece niente, è rimasta così. Però vedo là, forse c'è, vedo un ponte, probabilmente staranno finalmente facendo qualche tracciato nuovo. Questa era fantastica farlo nell'altro senso. Sarà discesa con limite di 40, certe curve quasi a gomito in discesa, in mezzo alle rocce, in mezzo alla montagna. Probabile che stiano costruendo una variante, la vedo un ponte con delle gallerie. Beh, effettivamente se lo fanno, il qua ci sta un bel dislivello. Di autostrada nuova, eh. Ah, quando per indassare la salute piglia uno che va a 30 all'ora, caro mio, se fai via ci cadì. Eh sì, già sarà un tracciato nuovo dell'autostrada, eh. Ci hanno visto molti anni per decidere di fare un tracciato nuovo. È una zona che ci voleva assolutamente. Non lo so nemmeno quanto è dislivello. È un tratto che già dopo Stoccarda inizia una bella lunghissima salita di almeno 10-12 km, preciso non mi ricordo, l'ho fatta prima. Poi c'è questo tratto qua che si inerpica sul costone della montagna fino a spuntare sopra. Questa è l'autostrada che da Stoccarda porta a Monaco, Monaco di Baviera. Grossa arteria trafficatissima. Evidentemente con l'allargamento a destra della Comunità Europea, intensificandosi la mole del traffico, allora alla fine hanno deciso di costruire questa variante per evitare, come noi diciamo in dialetto, sto spontapere. Adesso stiamo salendo a 35, sta là in fondo un BTK, dovrebbe essere un camion della Bielorussia. Questa sarà la carica, vabbè, per il problema del carico, ma
perché in Bielorussia, essendo tutto pianeggiante, chilometri e chilometri e chilometri e chilometri di pianura, tengono tutto camion con motori piccoli, non hanno bisogno di tanti cavalli. E quindi quando si trovano in queste zone, in queste salite, ne risente tantissimo la velocità. Dovremmo quasi esserci, se non ricordo male. Stupenda, veramente. Sta facendo inizio, fine aprile, febbraio, inizio marzo, giornate spettacolari, giornate spettacolari. Siamo in cima. Ok, adesso andiamo in galleria, è inutile.